questo momento dell'anno è inutile e sbagliato fare i conti sulla classifica per avere una contezza dell'avversario che vai ad affrontare. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte con dei giocatori di livello, allenata bene, e che ha già una sua identità, che ovviamente ha affrontato squadre importanti, quindi magari in questo momento non ha avuto grande continuità di risultato, ma molto è dipeso dai confronti che ha avuto più che dai valori in senso assoluto. La squadra come arriva mentalmente dopo la bella prestazione di Reggio Emilia? Ma la squadra, secondo me, in questo inizio di campionato, diciamo addizionato un po' alla Coppa Italia, vive un po' una situazione psicologica che è un po' a metà, no? Da un lato c'è soddisfazione perché, ripeto, tenendo presente anche della Coppa Italia, abbiamo fatto su 6 partite, 5 secondo me di buon livello, e una sbagliata a Rimini, forse diciamo andando ancora più nello specifico un tempo. E quindi da un lato la soddisfazione, dall'altro secondo me un pizzico di rammarico, perché quei punti che abbiamo sono pochi e dobbiamo lottare per averne di più.